Ciao, non sei incazzato perché ho ucciso qualcuno dei tuoi ancora, vero? È stupendo, non è vero? Un corvo. Ho pianificato la nostra prossima impresa. Davvero? Dovremmo fare un prelievo. Tre degli uomini di Starrick stanno per scomparire. Siete il diavolo. Oh, e verrò anch'io stavolta. Non ha senso cedervi tutta la gloria. In carrozza adesso. Lewis! Che cazzo? Questo è leggermente pazzo. Arrivo, arrivo, arrivo. I codardi al soldo di Starrick si sono costruiti delle prigioni. È un terribile spreco. Non Hanno potevano costruito? formare delle bande. No, no. Perché darsi tanta pena quando puoi volare come il vento? Non sono degni del mio tempo. Oh, certo che no, già. E il vostro corvo? Lui non fa nulla. Sono certo che non mi stancherò mai della National Gallery. Oh. Perché Starrick si interessa di A? Portate la carrozza e aspettate il carico. Non ci vorrà molto. Così, non ha detto che partecipava anche lui. Qualcuno qui deve conoscere Miss Catwoman. Eccolo là. È un bambinetta. Bambinetta, ho detto. Sì, ok. Sto cercando Miss Cadwallader. Non l'ho vista, però so che sta facendo. E sarebbe? Sta rubando, signore. Ha preso una statua qui vicino. Una statua. Una cosa leggera. Piccoletto, sai per caso cosa è successo qui? Ho visto il ladro, signore. Miss Cadwallader? Si nasconde nelle fogne. Nelle fogne. Lì, eh. Ma Grazie. certo, nelle fogne. Come sempre. Questa sembra più una metro che una fogna. C'è proprio un'entrata con le scale, tranquillo. Salve. Buongiorno. Sta cercando qualche aiutante. Lei mi saprebbe aiutare? No, a quanto pare no. Ah, vero, non dovevo uccidere. Ops. Questo lo chiami uccidere? Io no. Io lo chiamo massacrare. Salve. Ma lei è Eve. Stai zitta. Non mi manda Starrick. Allora chi? Buongiorno. Che piacevole sorpresa. Sì. Avrete notizie dal signor L'hai già detto. Perché la lama? Forse è meglio che scenda, eh. Io non dovevo uccidere nessuno? Sì, come no? Sono in un cespuglio, non dovreste vedermi. Cazzarola, ma quanti siete? Che cosa vuoi da me? Ti Niente. manda Rot, quel bastardo. Da bastardi ci si intende, Raffles. Ma il vero bastardo qui è il vostro padrone. Sì, lei non nota niente. Voi dove andate? Non ci sono stati tanti pedinamenti, ma ci sono stati molti, ma moltissimi rapimenti in questo gioco. Attraversiamo la strada, ti va? Mio adorato Ruffles, è un grande piacere rivedervi. Al diavolo, Rot. Guarda, c'è Allora qualcuno qui seguite pure dietro. insieme a lei. Chi è quel Lewis che lavora per voi? Prego, passi pure. Un tipo originale, vero? È con me da diversi anni ormai. Così solenne.
Ma sempre assai gentile. Salve, salve. Questi sbirri mi fanno venire la pelle d'oca. Mamma, che derapata. Benvenuto a Scotland Yard. Salve, io dovrei lapirla, ma... Se lei si toglie dalla finestra, grazie. Buongiorno. Cosa? Salve, Swinburne. Ora non facciamo scena. Non la passerete certo liscia! Oh, invece sì. Questi si girano, vero? Guarda. Guarda che si tirano. Come se non lo sapessi. Buongiorno. No, stiamo facendo solo una gentile chiacchierata. Rot, ma quanto tempo? Hoppla. Esatto. Salite pure dietro. Siamo un po' pieni qua dietro, eh. Ma salve. Ottimo lavoro. Venite a trovarmi alla Alhambra. Ho in serbo altri divertimenti per noi. Non ti convince qualcosa? Ma buongiorno. Sapevo aveste una gemella, signor Fry. Ivy Fry, signore, è un piacere. Di solito anche io direi lo stesso, Miss Fry, ma oggi ho paura che nulla mi possa provocare piacere. Cosa vi angustia, signore? Sono abituato alle persone che contestano le mie idee. In effetti vivo per questo. È l'essenza stessa di un sano dibattito. Di recente, però, gli attacchi alla mia reputazione hanno preso una brutta piega. Parlo di minacce e di violenza contro di me e contro i miei colleghi. Non voglio assolutamente che qualcuno si faccia male a causa delle mie ricerche. Mi avete aiutato con l'elisir, ma ricambierò il favore. Un mutuo scambio, signore. Mio fratello e io faremo in modo che possiate lavorare in pace. Cosa sapete? Benissimo. Di ossa. Di ossa. Forse occorre per romperle, lussarle o pescheggiarle. Forse sarebbe più facile se vi spiegassi la faccenda. Qualche giorno fa un collega tedesco, il dottor Schwarz, mi ha scritto un telegramma. Mi informava che era diretto a Londra per consegnare un importante fossile. Già. Infatti dovrebbe arrivare a Charing Cross a momenti. Potrei chiedervi di proteggerlo. Scorterò il dottor Schwarz e il fossile da voi, signor Darwin. Ok. Splendido! Ma fate attenzione. Non sarebbe male sapere... Se tu scendessi sarebbe una cosa più semplice. Ma dove ti sei attaccato? Oh, sta scendendo veramente. Ma quanto è gentile. Salve, dovrei scortarla. Porterò voi il vostro prezioso carico dall'esimio signor Darwin. Siate naturale. Giusto. Come sta vostro padre? Insomma, il caro fratello Frank con cui sono cresciuto, ovviamente. Ma che cazzo stai a dire? Oh, splendido, lieto di saperlo. Mi tratterò di fargli notare che ha sbagliato a non informarmi della delicata situazione in cui ci troviamo adesso. Guarda quelli lì. Un'imboscata proprio alla fine, eh. Per fortuna che uso l'occhio. Quanto siete deficienti a venire qui senza sapere la faccia? Ma che cazzo fai?
Oh beh, io le inseguo. Guarda, non si ferma, gli ho sparato 10 milioni di proiettili, ma non si vuole fermare. Salve Darwin, era proprio qui, vero? Mi ho portato preciso, era qui. Ora portiamo questo fossile a Darwin. Ciao Darwin. Ha sentito qualcosa? Io niente. Ebbene, il cuore mi scoppia nel petto. Lo avete? Splendido! Ma dov'è il dottor Schwartz? Ah, non lo so. La Germania. Probabilmente è morto. Ma almeno ho recuperato il fossile. Dio mio. Devo dirvi che sono stato avvicinato da uomini decisi a finanziare la mia ricerca a condizione che lavorassi solo per loro. Ovviamente ho rifiutato. La scienza non si può comprare. Appartiene a tutti. Vedremo se ci proveranno ancora. Non mi sono fatto individuare, sì, come no?